C'è qui, ma è bloccato. Ah, vedi? Vaffanculo, va. Lei non c'è? Ho trovato dei graffi con tracce di metallo. Vedo se corrispondono ai suoi artigli. Com'è l'audio, ragazzi? Basso, va bene. Devo isolare i componenti molecolari del Oh, metallo. oddio, raga, sta roba. Ve la spiego. Dovete togliere i rossi. Quando distruggete uno di questi cosi, quelli di vicino, cioè se distruggete uno rosso, si distruggono anche i due vicini. Ma non dovete distruggere i verdi. Però questo è abbastanza easy. Dovrebbe essere, sì, questo è abbastanza easy, ragazzi. Ne ho trovati anche di un pochetto più difficili. Bene. Ancora alzarlo, mazza. Ce n'era Ho preso bisogno? qualcosa da quella cassa sulla parete. Sembra un deposito di emergenza, ma è Salve, vuoto. caro. Ora dovrei poter ricostruire la scena. Quindi è L'hanno attaccata, scappata. ma è fuggita. Sono già su di lei. Per questo la città deve sapere dei cacciatori. Avrebbe potuto. Tienimi aggiornata. Cazzo. Che Serve. minchia è successo? Da avvertimento amichevole a missione di soccorso in tempo zero. Spero non sia troppo tardi. Felicia sa il fatto suo, ma i cacciatori sono una minaccia letale per chiunque. Cazzatori rompono un po' il Ti cazzo. preoccupi Tra per tutti l'ex sono del quelli tuo che rompono un ragazzo? po' di quel Questo sì che è cazzo. vero amore. Arrivo. Sono arrivato tardi. Indizi Madonna, sono sospetti. arrivato tardi, ci ho messo un Signore. secondo. Oh fuck. Un'altra cassa. Ma questa è ancora chiusa. Ha rischiato la vita per arrivare qui. Devo aprirla, ma la corrente è disattivata. Ok. Queste qui vanno Oh, collegate con le scommetto che ragnatele. ce ne sono altri. Ce ne sono altri, andiamo a vedere, ce n'è uno qui. Un altro nodo andato. Immagino sia qua sopra, eh? Immaginavo, infatti. Scommetto che il generatore alimenta la cassa. Adesso diamo uno schiaffone al generatore, fortissimo. E poi va collegata sta roba. Potrei usare la Uno. ragnatela sul generatore per aprire la cassa. Mi sono incastrato. E pare funzioni. Ci sono quasi. Ok. A posto. No, ma perché vedevo che ultimamente c'era poca attività, ma anche su YouTube, per quello. Ci sono. Parigi. MJ, parli francese? Per niente. Quello mi Ma ti piacerebbe manda tutto portarlo. comunque. Un domani lo porteremo. Ok. Un Non manuale di durerà tanto, istruzioni penso una per il live e proscettro di mezza Watumba. forse. Watumba. Faccio qualche ricerca, un attimo. Cacciatori. Cazzatori. Ovunque vadano, li Ah, sono è vero sentiamo. che posso diventare invisibile. Mi ero dimenticato. Stando a una traduzione del Mystica Arcana, è uno scettro antico. Risale a Posso prima di diventare. Cristo. No. Sarebbe bello diventare A quanto invisibile sembra in permette di volo. creare portali Non verso posso. qualsiasi luogo immaginabile. Magia? Se mettesse le mani su un oggetto simile. Potrebbe tornare utile. Miles, atteniamoci al piano. Faccio. Craven? No, non è Siamo in Craven. Oh sì. posizione. No, è un È cacciatore. nostra. Quello di Loki? È sicuramente lì dentro. Questo lo killiamo. Liberiamoci dai cacciatori. Quello lo killiamo. C'è un po' di Direi gente che in quello giro, scettro ha un effettivamente. potere brillante. Dobbiamo stare un pelo attenti.
giocando con noi. No. Abbiamo circondato il santuario. Ci è già sfuggita due volte. No. Lo sento strisciare. Oh, Black Cat sta facendo qualche magia. Ah. Mi sto perdendo un raid. Allora. Però comunque questi qua non mi hanno. Che figo il dotello. Ho sentito spesso gli strani avvenimenti in quell'edificio. A quanto pare, luci. Sotto tiro! Prendiamoli entrambi. Ok. La scritta in francese sulla cartolina significa mia ragione di vita. Il tempo. Sì, sì. Assolutamente. Nuova amicizia. Con Felicia non si sa mai. Che palle sti cosi che volano. Lo uccido subito. Me lo tolgo dal mezzo. Rompe veramente le palle. Il mini ragno è qui. Ok. Beh, stai sono andato abbastanza bene, non mi hanno. Questa è. Eccola! Black Cazzi! Lei è Black Cazzi! Il ragnetto vuole giocare, eh? Eh sì. Non funziona. Adesso funziona. Ciao. No, tu fai qualcosa. E niente, ma la seguo. Ha rubato lo scettro. Ed è magico, davvero. Cos'è successo? Ehi gatta, possiamo parlare? Come i gatti? Potresti rallentare. C'avrà un nome. In mezzo al Pacifico. Non mi ricordo. Come ci ha intercettati? Usate ancora il vecchio canale. Non hai di meglio da fare, ragazzino. Felicia, devi fermarti. Follia persino per te. Chi parla? Sei tu, Rossa? Come vanno le cose? Ura! Ura! Vai, non smetti! Sto cercando di aiutarti. Non mi serve l'aiuto di nessun ragno. Sai cosa rischi? Oh, buono, sbagliato strada. Solo per rubare altre opere d'arte. Maleducata. Vi sento, sapete? Wow! La linea Ura! Felicia, potevi mi sembra un po' too much. Attenta! Di nuovo i cacciatori! Hanno un debole per me. Può finire stanotte. Possiamo fermare chi vuole uccidere. Rubati il tuo di artefatto. Chiama zio, chiama zio! La madonna! Ma dove minchia siamo? Regà, che freddo! A posto. Lo scettro può portarci da Crave. Arrivo! Questo non riguarda affatto Crave. Sì, è vero, tutto strano, io ora non sono così. Oh, non sono così avvezzo a queste cose. Ho visto qualche film degli Avengers, ho visto anche Doctor Strange, però sono qui. Bellissima. Perché non mi aiuti a fermarlo? Sei Spider-Man. Hai già salvato la città e lo farai ancora.
Spider-Man aveva ragione su di te. Pensi solo a te stessa. Ma lei, se non mi ricordo male, è una ex, non vero, di Spider-Man. Ma la mia ragazza è a Parigi. Mi ricordo. E l'ho messa nei guai con delle brutte persone. Hai mai fatto qualcosa per amore? Eh no, allora non sa di no. Ha bisogno di me, adesso. Mm-mm. Se soltanto riuscissi a fare più di 3 metri con questo. È MJ ha detto di... Ah, però dell'altro Spider-Man. È una tipa sveglia. Ma di Peter. Scelti da solo. Aia. E mo ci tocca menare. È mia. Dietro! Non riesco a prenderla! Scappa! Usa un portale! Le istruzioni di questo manufatto non erano chiare. Però migliori a vista d'occhio. Non abbastanza. Beh, diciamo che tra i due Peter ha fatto la scelta sbagliata, si è pigliato quella sbagliata. Molto meglio lei. Sono Spider-Man, non un ragazzino. Ok, Spider-Man, vediamo chi sei. Difenditi! Ora ci divertiamo. La combo, la big combo tra i due. Eccone altri, sul tetto. Ehi, usa questo portale. Arrivo. Prendiamo lo scettro. Posto. Ecco, ora concentrati e pensa alla Torre Eiffel. Mamma mia, che figata. No, ma tanto va, cioè io adesso non so come, ma a Parigi. Ah, però vabbè, la via Rose. Ore war. Ti ringrazio. E abbiamo salutato Black Cats. Comunque, dicevo, tanto se il gioco va bene sicuramente ne fanno altri. Tanto il mondo della Marvel è immenso. Possono fare quello che vogliono e lo faranno. Mostra Martin Lee. Eh sì, assolutamente fan service. Salve a tutti. Io sono Quentin Beck, maestro illusionista. Questa qui è Betsy, la mia socia, mentre lei è Cole, consulente tecnica. E questo... Mm-hmm. What? È l'intrattenimento del futuro. Sì, certo, come no. Ah. Io spero, a me piace Iron Man. Non è il mio preferito, è Wolverine, però mi piace tanto anche Iron Man. Che lo aspetta. C'è qualcun altro tra voi con il cuore colmo di coraggio? Venite tutti a vivere il futuro. Ma sì, ma quello sarà. Ci vorrà un paio d'anni per farlo, comunque farlo bene. C'è una postazione più avanti. Non fermarti. E infatti c'è scritto Mysterium. Parlane agli amici e visita uno dei numerosi Mysterium appena aperti in tutta la città. Il periodo gratuito termina presto. Corriamo, va. So che lo ma ci mettiamo un mese. Future of Entertainment. The Future of Entertainment. Ora personalizza. Ci hanno messo proprio una marea di nemici. Poi io magari non c'è Mysterium, immagini, ma lui insomma. Vorrei che pensassi al tuo futuro, ai tuoi sogni e desideri. Oh, sì. I dati sono perfetti. E abbiamo finito. Non ci credo. Sì. O c'ha già il casco. Buon divertimento. Ma che culetto! Io potrò vederti e sentirti. Ma cosa? Se ti senti a disagio, puoi avvertirci. E ora vivi il tuo sogno. Non so quello che devo fare. Ah, oddio, ho capito. Oddio, tipo Guitar Hero. Oddio, mi cago, regà, mi cago. Sulle mani. Cazzo, difficile. Ok, ci sono. Tu.
Coraggio, sì! Su le mani, bam, 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 bam. Preparatevi! Attenzione! Bummalo! Ciao Marco! Buona cena! Eccola appunto! Siamo morti! I sensi di ragno? Eccolo! Martin Lee! Cazzatissimo! Come fa? Dov'è finito Martin Lee? Era reale! Prima combattere. Forse questo è un po' più difficile per quanto riguarda schivare, Facile. Ma ci proviamo! Perché lì e i suoi sono qui? Ma che buco di culo, stavo cadendo! C'hanno anche la maschera, quella che avevano nel film. Beck mi ha chiesto di pensare al futuro per creare l'illusione. E io avrei pensato a questo. Ecco il mixer. Raggiungi. E se finisci la canzone, puoi interrompere il programma. Potrebbe essere. Devi costruirci una storia importante. E, insomma, basta che seguono, immagino. Ok, è ora di andare. Come faccio? Così. Devono riuscire a trovare una storia comunque che tenga per tutto il gioco. Poi certo, sì. Saranno anche altri nemici, immagino. Mi spiace tantissimo. O magari, adesso io non so come finisce questo gioco. Successo. Faranno morire Peter? Se segui una delle storie, è morto Peter. Miles. In un universo, non mi ricordo in quale, ma è morto. Ehi, Miles. Genki? Ragazzi, lui è il mio amico Harry. È da poco tornato dall'Europa e sta fondando un nuovo centro di ricerca. Volevi dire, stiamo fondando un centro di ricerca. Adesso ti chiedo una cosa, magari sei più informato. Green Goblin è il padre, no, di Harry. Hai ancora tempo per insegnare? Invece, Odd Goblin, chi cazzo è? Harry? Andiamo? Non lo so, io sta cosa non la so. Cosa mi ha scombussolato un bel po' la testa. Ce ne andiamo. Ok. È stato un piacere, Harry. Piacere mio. Stai bene? Certo. Anzi, sai cosa? Ti raggiungo più tardi. Voi fatevi dichiarare anime gemelle. Io provo da solo. Vediamo se ho speranze come Casanova. Buona fortuna. Anime gemelle. È impegnativo. Che può dirci che non sappiamo? Non è corrisposto. Magari che dovremmo vivere insieme? O che al momento abbiamo troppe cose in ballo per pensarci? Yumi. Beh, sì, certo. Yumi, attenzione. Yumi. Oh! Adesso si sbaglia. E niente, Peter. Quello è un segnale. Non sarà così sofisticato. Di qua, proviamo questa. No, ma perché ho visto dopo che c'era il coso. Però sì, se si può schippare, ragazzi. Sentite, go-kart. Madonna. Paura. Andiamo, piccioncini. Ci aspettano altre roba. Sorprese nel parco. Vai, culo. Ma quanto grosso lui! Tranquillo, ti aiuto. Tombstone! Oddio, ma Tombstone è famoso! Ma chi è? È tipo Juggernaut? No, non è Juggernaut. No, Juggernaut è un altro. Ma che ci fa qui? Però l'ho già sentito, Tombstone. A guardarlo direi... il meccanico. E il soccorritore. Grazie di avermi tirato fuori. Me la sono vista brutta. Infatti è un po' bianco. Magari proviamo le montagne russe, che ne dite? E infatti vedi, Peter se n'è accorto.
Tombstone? Misterio? Questo parco è una calamita per criminali redenti. Sì. Forza! Ci aspettano ancora altre meraviglie sul viale dei ricordi. Dai! Voglio sedermi in primo filo! Prego! Che gentiluomo! Ma chi è sta tizia con l'unicorno in mano? È una che ma c'ha la barba? Sono nervosa. Era un'ombra. Sembrava ci avesse la barba. Invece non era l'ombra. Quante probabilità c'erano che la ragazza a cui era regalato il premio capitasse proprio accanto a lui? Già, si apre un mondo di cuori arcobaleno. Glielo diciamo. Che cosa? Che bisbigliate voi due? Stavo solo ricordando a MJ di tenere sempre le mani dentro al vagone. Si è spezzato il collo. Oddio. Dio mio. Accendi la luce. Metti gli abbaglianti. Bella la luna. Ma non c'è la luce, che gusto c'è? Niente, neanche una parola sul mio ma come fai a lavorare per lui? Benvenuto! Ah, quello da tirare. Cominciare. Sì. Pete, forza! Bene! Vacci piano, Harry. Non farti male. L'unico a farsi male sarà il tuo orgoglio. Ragazzi, fate i bravi. Magari non usare tutta la forza, eh? Ma che cosa? Ok. Diciamo forza. Ok. Ehi, vi lascio andare avanti a fare i teneroni. Voglio vedere se riesco a vincere un altro paio di unicorni. Sangue. Allora sì, lui sta con la tizia, con l'unicorno. Però se tu ci guardi, Mary Jane sembra molto più vecchia. Cioè, sembra proprio più vecchia, tanto più vecchia di Peter. Io qua gli darei quasi una quarantina d'anni, anche qualcosa in più. Occasione e sento quasi di averla anch'io. Vabbè, però voi sarete una squadra incredibile. Tromberanno alla fine, dai. Non ci viene detto, ma sarà così. No. Un posto del Bugle. Jonah ti ha messa in prima pagina. Sarai caporedattrice. Ah, ci voleva lo champagne. Cacciatori, scorpioni ed esplosioni. Oh, c'è. Scorpio. Ha pubblicato il pezzo del tipo. No, sta proprio male questa attrice, Mary Jane. Ha già raggiunto 5.000 visualizzazioni. Dovevo scrivere di un'altra cosa. Così che si fidasse, in qualche modo. Ehi, ti inventerai qualcosa. Lo fai sempre. Grazie. Un bacino, uno. Per dire, stiamo insieme, per dire, no, eh. Volessi una mano da tua amica. Toccagli una zinna, almeno. Anche noi saremmo una squadra incredibile. Anche se ho dimenticato lo champagne. La prossima volta. Oh, e via, e va fammo, dai. Con i fuochi d'artificio, certo. Già finito. Romantico. Che arrivano i cacciatori. È andato di qua. Via da qui. Porca puttana. Mai una gioia. Ah, eccolo lo zombie. Ecco Tombstone. 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 Beh, col vestito. Si è cambiato? Ho messo solo la maschera da scemo. Gli
Harry di Kraven, eh? Che criminale state cacciando questa volta? Sorpresa! Sto faruffa, Chagoyuni! Tombstone può cavarsela. Arrivo! Non puoi batterci così. Stanno mettendo a rischio. Quanti? Via, fuori dalle palle. Ecco. Eh beh, vuoi che non arrivino altri? Si stanno avvicinando. Ma no, la distruggi tu. Ma non ti vergogni? Un po' di rispetto. Figli Androcchia. Calciatori pronti al via. Occhio. Sapevo di trovarlo al circuito. No, addirittura una macchina. Una macchinina in fronte ti tiro. A posto. Mamma mia. Se dammi 30 nemici. Mi vogliono catturare. Mi hanno catturato. Bravo, Tombstone. Anche Tombstone l'hanno catturato. Ammazza. Quelle reti non scherzano. Facciamo fuori il ragno. Minchia, tutte signorine, eh? A tutte le signorine gli ho fatto una cosa finale a tutte. Coraccie, se rialzeranno più. Che le ho toccate con i fiori, le ho toccate con dei calzoni nel muso. Insomma. Ancora? E certo. Scommetti che Mary Jane... Sei ancora là, mi incazzo, eh. Devi scusarmi, Lonnie, vorrei davvero aiutarti. Ah no, no, pensavo che era ancora lì che guardava, si guardava lo spettacolo così mi incazzavo. Però c'è gente. Andrà tutto bene. Quindi falli morire. E Dash, che forza incredibile, eh, Peter. Mi ha lasciati lì. Tranquilli, ci penso io. Oh cazzo. Oh, via. Ecco. Scusa, è una reference del primo film, più o meno. Merkmeska, e dov'è Miles quando serve? Cosa servono i due Spider-Man se non fanno niente insieme? E niente, finito. E addirittura è la donna con l'unicorno. Si chiama così lei ormai. Dai, già che sei fanno. No, io sta roba non la so. Arriverà sicuro mai. E invece no. Ginny. Vabbè. Vabbè, Mary Jane. Vabbè, dai, sì. Vabbè, vai, dai, andai a fare il culo. Donna unicorno, hai rotto i maroni. Muoviti, perché ti chiudi lì? Falla morire, va, fa culo, lei è unicorno. L'unicorno salvalo. Addio. Eccolo. Il simbionte. Harry simbionte. Tutto per sta donna con l'unicorno. Quello era... Sì. Ah.
era Henry Simbionte, più o meno. Un'idea. Ma già lo sa, ma dovrebbe saperlo. Ok, dobbiamo parlare. Certo che dobbiamo. Spider-Man. Lo so, lo so. Ma prima, cos'è quella roba che spari fuori? Credo sia... Perché non si incura nessuno per Jay. Venom. Di apprendere da sé. Ma non credevo che... Aspetta. Sai cosa vuol dire, giusto? Abbiamo entrambi i superpoteri. Pensa a cosa potremmo fare per curare il mondo. E invece... Scusami. Io... devo ancora capire bene come funziona. Mi sa che il simbionte non gli sta simpatico a R, Peter. È un vero peccato che nessuno di noi abbia un laboratorio all'avanguardia dove condurre qualche test. Vado a controllare che sia tutto in ordine. Ci vediamo lì. Chiamami quando hai fatto. Ho visto che lo puoi anche usare a un certo punto, Venom. Immagino sia lui. Perché è proprio Venom, Venom. Vediamo se sono dei costumi nuovi. No vabbè, volo. Allora, Noir. Io questo Spider-Man lo amo alla... Cioè, questa tipologia di Spider-Man io lo amo alla follia. Lo compro subito. È bellissimo. Hai sbloccato? In effetti... Sì. E poi ho sbloccato questo Spider-Man qua. Fammi vedere Miles. Miles ha sbloccato questo. No, vabbè, con Goose. Il gatto dovrebbe essere Goose. Questo è bellissimo. Anche questa è veramente, veramente bella. Ma è proprio il mondo, cioè... Guardalo! Guarda come figa, in casi non si capisce un cazzo. Mi sa che non posso tenerlo sto vestito. Per la live è un po'... Sembro Batman! Dai, vabbè, raga, che è bellissimo! È bellissimo, però non posso tenerlo perché fa male gli occhi. È fantastica sta roba. Sono diventato Batman adesso. Batman! Corre. Batman, appunto. Ehi, Pete! Guarda qui! Stai bene? Forza, vediamo cos'altro può fare questo coso. Si possono divertire così tra amici, fighissimo. Che stai facendo? Scienza, amico. Sto facendo scienza. E così sei Spider-Man. L'hai detto a MJ, ma non al tuo amico. Non volevo metterti in pericolo. Pensavo lo sapesse. Certo. Sì, capisco. E il ragazzo a cui insegni è lui l'altro? Sono successe tante cose mentre eri in quella vasca. Fidati. Lo so. Calmo e tranquillo. Ops. Già. Preparo un po' di caffè. Si prospetta una lunga notte. Sta facendo un po' di pratica. Ma quello è un case. Tutto sto casino hanno fatto l'amore? Madonna, ha distrutto tutto. Che cos'è successo qui? Stavamo solo
Sta facendo esperimenti? Più o meno. Dov'è il dottor Connors? Magari è il suo giorno libero? No. Lui non ha giorni liberi. Io devo andare. Sì, sì. Ciao, andiamo via. Azzi vostri. Azzi Bobis. Mi serve un minuto. Harry ha i superpoteri. È successo tutto così in fretta. Io... Aspetta, cos'è? Ehi, ricevo un segnale strano da uno Spider-Bot. Ah, anche tu. Genki, stai testando qualcosa? Stavo giusto per chiamarvi, ragazzi. Ne sono apparsi diversi sulla rete di Punto in Bianco. Usano degli strani protocolli wireless. Vado a controllare e vi tengo aggiornati. Che cazzo è sta roba? Ah, infatti era qui che dovevo venire. Cazzo, sentivo, vedevo sto roba. Ora carico i dati sul server. Eccoci. Oddio mio, sti stronzi. Perché ci mettono tanto? Picchiamo le donne? Tombstone ci ha messo in difficoltà. Giusto. Raga, pieno di donne. Cacciare per vivere. Vivere per cacciare. Picchiamo le donne, vabbè. Allora, devo liberare i tetti e trovare una via d'accesso. Cominciamo dall'alto, quindi cominciamo da... Cacciatoio. Sono tantissimi. Se è per causa mia, sono onorato. Ehi, finalmente ho finito con mio padre, ma ancora non sono... L'hanno già sgamato? No. Oso per te, a dopo! Cioè, voleva venire Harry, voleva venire. Ma vai a cagare. Che sassata m'ha tirato sto collegamento. Salve. Prendiamolo. Il ragno non deve interferire. No, non interferire. Basta che non mi rompi le balle. Ma ha fatto comunque un sacco male. Sono morto. No. Sono morto. Sì, ma due colpi. Ho una freccia qui. Due colpi mi hanno tolto praticamente tutta la vita. Mi era rimasto uno sputo e poi dopo mi ha sparato. Devo GG. Sto coglione. Dovrebbero essere finiti. Infatti. Boh. Infatti io pensavo esplodesse, per quello che gliel'ho rilanciata. La vita facile. Chi è? Ah, è Gino questo. Arriva chi? Ulla! Ma. Che cosa ci fai qui? Come si accorge? Prego, comandante. Io volevo passare inosservato. Sarebbe colpa mia. A sinistra, io a destra. Ma con Harry? Ma sto malissimo. Ma come con Harry? Dimmi tutto, ma non Harry, ti prego. Basto da solo. Poi lo dice quello che è morto all'inizio. Io lo distraggo, va lassù. Vai lassù, via. Ah, addirittura una mitra. Vabbè, mitragliatrice, easy, tranquilla. Bene. Ora salviamo un super criminale. Ecco. Perfetto. Harry, capisci un cazzo. Sono bloccato. Ne ho visto uno che poi ha fatto quella roba lì. Ci sei? La mia testa. Dobbiamo muoverci, presto. È vero che il rumore comunque dà fastidio a... al simbionte. Fermi l'uccello, non c'è più. E ne arrivano altri. Ah, oh, raga, ma che qua. Pure gli uccelli ancora. Calmo, affrontane uno alla volta. Sì, uno alla volta. Grazie, bro. Grazie, bro. Che cringe, Harry. Sei fregato.
Thompson. Wow! Eccolo, è lui. Qual è il piano? Dovremmo aiutarlo. Chi è quello? Io creo un diversivo. Vedi se riesce a liberarlo. Vada. Crescono così in fretta. Crescono così. Vabbè. No, la signorina. Ti tirerò fuori da qui, ok? Non puoi. C'è un sistema di difesa. E io lo disinnesco. Eh beh. Non è. Cazzi. Che cosa ti avevo detto? Scusa, è il mio primo giorno. Mi serve una mano qui. Torno subito. Ma sono più grandi. E la signorina ha preso un bel cazzo. No, nel senso, l'abbiamo battuta. Cioè, intendevo... Okay. Finita. Appena in tempo per spegnere la fornace. Spegniamola. Ok, ora... È vero. Vabbè, devono adattarsi ai momenti. Non volevamo, scusa. Ecco. Non mollano, beh, neanche noi. Alba di frecce. Occhio. Occhio a dove lì. Merda. Però ce l'ho fatta. Qui crolla tutto, finisce male. Non beh, sì. Sapere. Tutti lui, è vero. Passiamo dalla fornace. No, fa troppo caldo lì. Dai, forse hai dei migliori. Scelta difficile, eh? Non lo sapevo questa cosa di caldo, veramente. Che stai facendo? Pensavo fosse un tizio così. Ho esaltato. E adesso? Oh, Tombstone, hai rotto il cazzo. Torniamo indietro. Vattene da lì. Si ricorda che quando era dentro. Andiamo. Seguiamolo. Facciamo disastri e poi scappiamo. Shh, non diciamolo a nessuno. Andiamo. Come fai a reggere lo stress? Lo yoga fa meraviglia. Vuoi morire qui? Ma no, magari una prossima volta. No. Lo abbiamo perso. Niente panico. Presto, di qua. Harry. Non posso fermarmi. Tranquillo. Sta bene. Magari se anch'io corressi. Bravo, grazie Harry. Andiamo? Arrivederci, alla prossima. Madonna, che casino. Spero non ci chiedano i danni. Vabbè, tanto Harry, soldi via. Cazzo me ne. Un attimo. Vedi se ci hanno seguiti. Vado. Questo è l'unico problema di rigare dritto. Il crimine ti mantiene in forma. Ti abbiamo salvato in tempo. Agli altri non è andata così bene. Quei ceffi non erano un problema. E tra l'altro stavano aspettando il loro capo per finirmi. Hai un posto dove nasconderti? Sì. E se dovessero tornare, io sarò pronto. E ringrazia quel tuo amico da parte mia. Ci vediamo in giro. Ciao, Tom. Un saluto, meccanico. Pare siano spariti. Andiamo anche noi. Dici che ce l'hanno l'assicurazione? No. Però, insomma, si sa mai, magari. Ehi, bel lavoro comunque. Dici? Io avevo l'impressione di fare solo disastri. È vero,
ma nel miglior modo possibile. No. Aspetta. Guarda, nel petto di Harry si era formato, si stava formando il coso di Venom, guarda. Scusa, bellissimo. Devo ancora abituarmi a questo potere. Che stile. Che vuoi dire? Scusa, non hai... Ah, hai ragione. Ma guarda che roba. Ora siamo davvero lo Spider Duo. Senti, io torno al laboratorio. Voglio vedere se Connors è tornato. Sì, giusto. Io ti raggiungo subito. Oh, regà, dobbiamo usare Miles con quel cazzo di gatto. Che, se non sbaglio, non so se è Goose, ma spero sia Goose. Goose è un gatto, insomma, con i coglioni. Ecco. È lui? Belli. Eccolo! Guzzone! Guarda che bello! Madonna, col Guzzone. Mi sorprenderebbe se in sto gioco ci fosse ancora Rhino. L'abbiamo avuto nel primo. Nel secondo, penso che nel terzo, anche no. Sentite qua. Cioè, che cazzo. Il dottor Connors? Ancora niente. MJ. Notizia cattiva? I cacciatori sono a casa di Connors e lui è scomparso. Appunto. Notizia buona? Forse so dove trovarlo. Direi oltre il fiume. E intorno a... Forza, ci aspetta. Non si accorge del telefono, va chiaro. Si deve sempre infilare in ste robe, Mary Jane. Beh, c'hai una pistola. Minchia, moderna quella pistola. Non puoi dire dove sei a Peter. Tanto ti troverà. Mi piace sto posto. Rhino! Mi stavo parlando adesso. Prendo la roba. Rhino. Attenzione! Ti sparo! Ah no, è tipo un taser. L'allenamento con Sable mi sarà utile. Uno zoo. Oddio, una missione con Mary Jane. Devo dirlo. Terribile sta cosa. Comunque lui da 4 centimetri non è riuscito a colpire Mary Jane. Ma che cazzo di scagnozzo è? Perdonatemi. Un'analisi genetica. Stanno cercando di riattivare i suoi geni da rettile. Ma riesci a vedere sta cosa, Mary Jane? Ma è fortissima! Più forte di Peter! Guarda! Riesci a vedere le immagini. C'è. Non mi piace sentirmi osservato. Super stealth. Sono super stealth con Mary Jane e non riesco a esserlo con Peter. Pazzesco. E te pareva, puttana. È morta. Dai, su! Beh, non mi vede, è chiaro. Palesemente non mi può vedere. Ma va, veramente, dai, su. Questa però è una cazzata. Sia uomini che bestie. Ma credo che... Che diavolo? Ho sentito qualcosa. Sì, e non sentono l'attivo della pistola. Ma poi, scusami,
Ma ruba una delle loro di pistole. Di fucili di cazzi. Perché devi usare sta pistolina inutile? In realtà va benissimo, perché tanto quello si sposta. Sono cagato. Ma visto? Non ho più visto, è morto. Ma scusa, ma che cazzo di mira c'hanno? Ma che mira di merda c'hanno da 20 centimetri? E tu chiedi perché Kraven perde? E grazie al cazzo che perde, c'ha degli uomini del genere. Anche Mary Jane vince contro Kraven. A me non aspettavo. Cioè, da un centimetro non riescono a prenderla. Ma io l'ho tirato là e m'ha pigliato, ma visto? C'hai la mamma un po' stronza. Dov'è finita? Dov'è finita? Guarda! Guarda! Dov'è finita? Mi hai sparato un secondo fa! Cosa credi di fare? Cosa credo di fare? Tiè! Mary J col dolce vita uccide il branco di Kraven. No, è pazzesca sta cosa. Falla fuori! Oh, mi ha pigliato! Sono morta? No, però è morto lui. Oddio. Ops, non mi vedono. Pazzesco. Nessuna traccia. Nessuna traccia! Oh, puttani mamma. Madonna mia. La cacciatrice con il codice è passata da qui. Ma dov'è adesso? Andiamo, tutti si appuntano le password. Gli appunti le password. Che te pare una donna, una femminuccia? Per forza. Mio fedele subordinato. Ok, recuperiamo il codice. Proviamo. Andiamo, MJ. Il tuo simcariano è ancora discreto. Più o meno. Rispondi. It Vika, Vika, Wongusnak. Vika, Betengvosh. Garin, Elegen Vana Ivashai. Ol Vana Kakesule Kazgodok. Akodok, Shorazata os Informatius Tablandan. Tutopnat. Se pedi gastuta dat. Mie non con veselets velem. Ne hiv tobet. Merta feyed beceruet. Cioè lui, lei in un secondo ha imparato la lingua. Vabbè. Non è andata male. Fortissima. Ok. Perché non fanno un gioco su Mary Jane? Dov'è quella lavagna? Lo chiami Mary Jane e basta. Eccoti. Fortissima. I cani. No, i cani non li posso contestare. Dritto là, non ci posso andare. I cani non li posso contestare. Ma che cazzo devo fare? Aspetta. Un generatore. Ma visto. Mi ha perso. Oddio! Ma si è compenetrato! Porca puttana, mi son cagato malissimo! È passato qui! Qui! Ma mi sono cagato di un male. Ma vedi che c'hanno i poteri anche loro? Poteri fortissimi poi. Devo spiegarmi. C'hanno dei poteri pazzeschi. Altro che Spider-Man, Venom. Altro che... Prendila! Ma dove cazzo vai? Eccola lì! Guarda, adesso ti tempo un secondo, si è già dimenticato dove sono. Guarda. Dove si sarà rintanata? Dove si sarà rintanata? È passato un secondo! Un cazzo di secondo! Ho perso la visuale, ma non andrà lontano. È lei. Ma porca vacca, ragazzi. È la fidanzata.
nascondermi in quel campo mimetico. So che sembra folle, ma avverto la loro presenza. Uno. Do un'occhiata. Due. E quel rumore? Uno. Sta missione mi diverte, però, dico la verità, mi sta divertendo sta missione. Perché è proprio idiota la missione in sé. Ah no, aspetta. Questo qui è quello che c'ha la chiave, beh? Ah no, sì. La chiave delle manette. Ai! Ho le chiavi. E ora mi ho inculato la chiave. Merda! Chissà dove sarà Mary Jane. Ma... dai, per favore, un minimo. Non si sono impegnati neanche un minimo però qui, Ma guarda, c'è un minimo. Vabbè, capisco che Mary Jane non possa combattere. Siamo d'accordo su questo, per carità. Però dai. No, vabbè, ce n'è uno che fa la guardia. Sarà molto pericoloso. È molto pericoloso. Adesso viene sgamata, scommetti. E viene catturata pure lei. Aspetta, aspetta. Non dovresti essere qui. Ecco. Proprio Kraven, immagino. Appunto. Madonna, che cazzo di banalità! Il suo nome è Kurt Connors. È un bravo uomo. Non esistono uomini buoni. Solo buone prede. Esatto. No. No, per favore. Ah, lui lo fa diventare quello che diventa Lizard, beh? Porco due, proprio nel collo! Puttana! È arrivato un po' in ritardo. Scusate il ritardo. È quello che diventa Lizard. State bene? Adesso sì. C'è un laboratorio nell'atrio. Eh sì. Potrei avere di buon cuore. Siero. Non mi resta molto tempo. Allora lo guadagneremo. Laboratorio. Basta spiegarlo. Sì, ma ormai è inutile usare Spider-Man. Abbiamo Mary Jane. Oh, via. Questa posso usarla per creare un antidoto. Eccolo, Arturo. È il nome, cioè Arturo Kraven. Mi spiace. Il signor Lizard. MJ. Aia. 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 No. Aia. Non sei velenoso come dicono. Dottor. Dottor Lizard. È morto Peter. Vabbè, succede. Ci abbiamo l'altro. Ci sono io. Gli ha proprio infilato il coltello e gliel'ha spezzato lì. Ma è di una cattiveria Kraven che... Incazzatissimo. Sarà la tua cicatrice migliore. Credo di non respiro. Sì. Ti ammazzo!
Harry! Allora fallo! Occhio! Brava. Forse l'ha doppiato qualcuno lo stesso, non so chi, ma forse qualcuno l'ha doppiato. Va tutto bene. Sì, no, non ci vedo. Concentratevi. Un passo alla volta, ok? Andiamo. E diciamo che un po' le sberlone le prende Kraven comunque contro Harry, eh. Sono quasi. Pete, parlami. MJ. Ci siamo quasi. Resisti. Resisti. Niente, morto. Forza. Ti prego. Eh sì. E comunque sia, Kraven resiste. Cioè. Mena forte, Venom. Vabbè, Harry in questo caso. Prego, resta con me. Oddio. Pete. Non è niente, Pete. Ricordi, in quinta elementare? Sì, tanto. E niente. No. No. Devi restare sveglio. No! Adesso la rabbia la sta facendo da padrone. Cosa fa? Lo aiuta? Lo immagazzina in sé? Cosa succede? Gli cambio il vestito. Ah, ok, gli passa il... Eccolo. Che è successo? Io... non lo so. Che bello. No, beh, carino. Adesso testiamo il Peter Venom. MJ, portalo via da qui. Lo Spider Venom. Ricevuto. Testiamolo. C'ho voglia di spaccare un po' di buchi. No! Il simbionte. No, che sensazione! È ancora vivo. Il vostro capo deve affinare la mira. MJ, sto arrivando. Sì, è chiaro. Eccolo, Kraven. Cosa sei tu? È lui che parla. Trovate Lizard. Il ragno è mio. È tuo. Lavati i denti, Kraven. Ma perché non riesco a star serio nelle cose importanti? Vabbè. Datemi tregua, sto bene. Vorrei dell'acqua. Acqua, arriva. C'era bisogno di fare il giro del divano. La tuta ha guarito. Già. Quindi senza di essa tu... Già. Ok. Dobbiamo trovare un modo per restituirla, Harry. Come hai fatto a darmela? Io... non lo so, è successo e basta. Ok, proviamo. Pete, hai qualcosa? Si è tolto la lama. Ok,
non pensavo... Ma cosa? Peter, stai bene? Sì, sto bene. Devo riprovare. Delicatezza, mi spiace. Non so cos'altro fare. Dobbiamo trovare Connors. Anche se in questo momento è un rettile bavoso. Kraven, il siero ce l'aveva al collo e l'ha usato sul dottor Connors. Se troviamo quel siero, noi potremo analizzarlo e sviluppare una cura in laboratorio. E liberare il dottor Connors dalle grinfie di Lizard. Io inizio a cercare Kraven. Probabilmente sarà già sparito da quello zoo. Beh, per nostra fortuna, ha lasciato una pista da seguire. Yeah. Vi dico la verità, mi sta piacendo molto Spider-Man. Vabbè, anche la missione con Mary Jane in realtà a me è piaciuta parecchio. E voglio continuarlo con voi. Voglio assolutamente continuarlo, vedere quello che succederà. So che ci saranno chiaramente lo scontro con Lizard, ci sarà lo scontro con Kraven, chiaramente ci sarà, e voglio andare avanti. E quindi domani andiamo di FIFA e poi venerdì si continua Spider-Man. Se continuiamo così, regà, a fare tipo due ore e mezza, lo riusciamo a finire anche abbastanza velocemente. Grazie per la compagnia, ragazzi. Ci vediamo domani, solita ora. A domani.